Ciao a tutti, io sono Silvia Wonka e nel video di oggi voglio mostrarvi un'applicazione che io trovo ormai fondamentale, che reinstallo ogni volta che ho cambio telefono oppure formatto il telefono in seguito, ad esempio un aggiornamento. L'applicazione in particolare è FontFix, che sicuramente piacerà tantissimo agli amanti della personalizzazione, in particolar modo dei font. Come potete immaginare, questa è praticamente un'applicazione che permette di avere accesso a un database praticamente sconfinato di caratteri. In particolar modo si affida quest'app a tre siti, ossia questi che potete vedere qui dalle impostazioni, che potete tra l'altro selezionare, ossia Google Font, Font Squirrel e DaFont. L'app seleziona automaticamente tutti i font gratuiti, gratuiti anche per uso commerciale, e quindi comunque potete stare tranquilli che potete utilizzarli senza problemi. Come funziona l'applicazione? Intanto, appunto, come avete visto, potete selezionare il sito a cui fare riferimento. Ed esempio ora lascio Google Font, che è praticamente il mio preferito, e qui potete vedere tutti i caratteri che sono disponibili. Potete ordinarli anche in modo alfabetico, al momento sono per ordine di popolarità, oppure potete anche applicare dei filtri, quindi ad esempio volete vedere i font senza grazie, mettete così, oppure volete quelli con le grazie e selezionate quest'altro e l'applicazione vi metterà automaticamente un filtro. Se conoscete anche il nome di un font potete anche scriverlo e cercarlo, ad esempio io voglio il font Nunito. Eccolo che è comparso. Sì, io so i nomi dei font, forse è un problema. Vabbè, dettagli. Prima cosa da fare però è selezionare il metodo di installazione. Infatti questa app permette sia di installare i font su cellulari che dispongono già della funzione di cambio font, come ad esempio può essere appunto il mio Asus Zenfone 4, che ce l'ha proprio di sistema la possibilità di farlo, e quindi ve lo potrete scaricare il font come flip font. L'app convertirà automaticamente il carattere in una pickup e quindi voi lo andrete semplicemente a installare per poi ritrovarvelo nel menu delle impostazioni. Oppure potrete anche, nel caso in cui abbiate un telefono che non lo supporta di base, tramite root potrete installarlo selezionando qui la modalità. Niente, io lascio ora flip font. Poi prendete ad esempio, voglio lato. Qui mi fa tutta l'anteprima del font, di come verrà reso nelle varie dimensioni, e potete anche vedere le singole lettere, i singoli caratteri. Si preme su questo pulsante in basso a destra per scaricarlo, qui mi fa anche vedere il font utilizzato in questo momento e l'anteprima poi con la classica frase, la frase di esempio. Si preme su installa, l'app scaricherà il font e poi lo possiamo andare a installare. Piccola nota, io ho Android Oreo e quindi l'app non mi permette più come prima di andare a installarlo direttamente, nel senso che prima, una volta scaricato il font, compariva nel menu, nella barra delle notifiche, un pulsante che mi permetteva di installarlo rapidamente. Ora praticamente con Oreo è stata bloccata la possibilità alle app di terze parti di installare direttamente gli APK. Quindi sì, ho anche attivato le origini sconosciute, ma sembra che venga bloccata questa funzionalità. Quindi ora, se avete Oreo, almeno a me, io ho trovato così la soluzione, sappiate che l'app scarica comunque il file in una cartella di sistema, che è praticamente, io me la sono salvata nei preferiti per fare più rapidamente, che è praticamente in questa directory che vi sto facendo vedere qui. Ci sono tutti i font che io ho scaricato, basta premere, questo è quello che avevo prima, vediamo lato, dovrebbe essere, eccolo, lato regular, possiamo installare, fine, e ora andiamo a vedere nel display, stile font, eccolo. Praticamente però lui ogni volta va a sostituire il font che avete installato precedentemente, quindi non potrete avere tutto un elenco di font, ma dovete selezionarne uno, installarlo e andrà poi a sovrascrivere quello precedente. Quindi ora faccio così, è diventato tutto in lato regular. L'app è stata sviluppata dallo stesso team, tra l'altro, di BCBox, da Jay Rami,
Veramente fantastica proprio per il fatto che comunque vi permette di scaricare dei font che magari potete utilizzare normalmente su computer, lui ve li converte automaticamente in flip font, che è una cosa per me comodissima. Quindi niente, questo è appunto FontFix, che trovate quindi gratuitamente sullo store, oppure potete pagare 2,09 euro per avere anche la versione senza pubblicità, perché ovviamente comunque ne è presente un pochino, quindi ad esempio aprendo il font, scorrendo magari dopo un po' potrebbe comparire navigando un pochino, poi qui c'è un banner ad esempio qui in basso, però comunque niente di troppo fastidioso. Quindi io spero di avervi fatto scoprire un'applicazione che possa esservi utile, per me è diventata, come ho detto all'inizio, veramente fondamentale. Però c'è anche da dire che veramente io cambio font tipo non so, ogni giorno, un altro po' faccio il cambio font perché sono un po' fissata. Ma questo è un dettaglio, infatti se mi seguite su Instagram noterete che ogni tanto le mie stories cambiano font. Non è perché io ho la versione speciale di Instagram, ma perché appunto è grazie a FontFix. Prima di concludere vi ricordo di seguirci su tutti i social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, trovate tutti i link in descrizione, e anche su Twitch, su cui sto ormai streamando da un po' di tempo, e quindi se volete venite pure a trovarmi. Per oggi quindi è tutto, un saluto da Silvia e alla prossima, ciao!